Ora posso cercare la muffa contaminante nella discarica. Bingo! Ora mi aspetta un lungo lavoro. Lungo e sporco. Un vecchio frigorifero. Ed ecco la muffa contaminante. Identica a quella nella torre dell'acquedotto. Le impronte del criminale. Le porterò con me per incastrare il colpevole. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Spina! Chi urla nella mia discarica? Te la farò pagare per tutto quello che hai fatto a Spina e all'intera città. Stai perdendo il tuo tempo e il mio. Regola numero 17 di Gallo: non gettare... Ma perché non riesco a ricordare la dannata regola numero 17? È ancora in tempo per andartene. Perché ti piace tanto lavorare in una discarica? Dividere la carta dalla plastica, separare l'alluminio dalla carta vetrata incrostata di sugo, archiviare immondizia per centimetri di fango e sterco. Fin dal primo momento ho pensato che fosse il lavoro adatto a me. Il lavoro di un pazzo criminale. Forse non lo sai, ma ti stavo cercando. Io invece non desidero ricevere visite. E quando le ricevo, mi libero in poco tempo. Criminale e asociale. Questo posto non fa per te. Stai parlando con un veterano della spazzatura, amico. Ce ne sono pochi a questo mondo che accatastano pile usate per forma e dimensione. Rilasci anche autografi? Poca ironia, bello. Il mio è un lavoro onesto. Certo, e assassinare le piante è il tuo hobby preferito. Confessa, altrimenti potrei diventare molto violento. Cosa devo confessare? L'importante è che mi racconti per filo e per segno cosa hai fatto questa sera, senza tralasciare nessun dettaglio. Non hai il permesso di parlarmi così. Né hai avuto il permesso di entrare nella mia discarica. Regola numero 2 di Gallo. Gallo non chiede permessi, se non a Gallo. Allora mi costringi a fare il mio gioco preferito. Che gioco si può fare in una discarica? Questo. Ti sei intrufolato qui dentro come un ladro. Avrai quello che meriti. Il mio senso della giustizia non conosce né barriere né limiti. Ora conoscerai il mio braccio meccanico. Ora mi lascerai cadere ancora, e poi ancora e ancora, vero? No, voglio lasciarti così per un bel po'. Addio. Fermo. Che vuoi? Perché mi stai facendo questo? Vediamo un po'. Violazione del suolo privato, furto di oggetti. Che ne dici invece di ricerca di prove? Furto non autorizzato di beni della discarica. E accuse contro la mia persona. Hai ancora voglia di discutere? Hai altro da fare? Io sì. Sei tu che non hai alternative. Potrei ipnotizzarti se volessi. Sì. E io potrei sparare raggi laser dagli occhi. Vuoi che mi trasformi in Super Gallo? Stupiscimi! Puoi girarti un attimo dall'altra parte? E vuoi ancora? Regola numero 63 di Gallo. Il mondo non va spiegato, va affrontato. Non è vero. Il mondo va archiviato per detriti e rifiuti. Osi contraddire una regola di Gallo? E vuoi ancora? Boh. È tutto quello che sai dire? Sei spiato costantemente da un cactus in incognito. Che paura! Comunque, grazie dell'informazione. Prego, come pensi di ringraziarmi? Lasciandoti qui. È il minimo che io possa fare.
No, aspetta. Che vuoi ancora? Lasciami andare, ti pagherò bene. Cominciamo a ragionare. Quanto hai? Un lauto anticipo. Troppo poco. Che vuoi ancora? Sei un lurido bastardo. La pagherai cara. Pagarla cara? Non mi fa ridere. Ho 3 denti posticci e una carie in stato avanzato. Hai apprezzato il mio umore? Sì. E tu apprezzerai l'aria fresca per un bel po'. No, aspetta. Che vuoi ancora? Forse l'avevi mangiato. Puoi spiegarti meglio? Non ti ho sentito. Il tuo braccio meccanico ha un nome? Ne ha tanti, ma quello che preferisco è Rompighiaccio. Perché? Fa spesso amicizia con gli piccioni come te. Vuoi stringermi la mano? Per caso sei sordo? Come ti permetti? Mettimi giù, mangia rifiuti iperdimensionato. Non direi, sono solo un po' sovrappeso. Forse il tuo problema è che vedi tutto più grande di te. Credi che io sia basso? Tu che dici? Sai, è proprio così. Così? Come? Non ho capito bene. Tutto come previsto. Regola numero 19 di Gallo. Se l'interrogato non si decide a cantare, suonagliele. Proverò pubblicamente la colpa di questo serial killer di vegetali. E intascherò un bel po' di soldi. Scusa, Aspina. Intascheremo un bel po' di soldi. Signori, ho tutti gli elementi per incastrare il criminale che ha assassinato l'intera flora cittadina. Davvero professionale, Gallo. Il mio amore professionale. Stai commettendo un grosso errore, detective. Ci sono abituato. Quindi è lui o non è lui il criminale che ha ucciso le mie piccoline? Oh. Nelle tasche del sospettato c'era quel diario. Che non mi collega al delitto seriale. Spina, aiutami tu. Le tue intuizioni nelle scene del delitto sono sempre geniali. Devo incriminare il sospettato per risolvere il caso e per intascare il giusto compenso. Chissà cosa c'è scritto dentro. Sono innocente. Come spieghi il contenuto del tuo diario? Martedì 30 gennaio. Strappavo i petali per puro divertimento. Giovedì 2 febbraio. Ho tolto tutti i semi da un girasole. Devo continuare? Basta! Non posso ascoltare oltre! Insomma, nessuno ha mai fatto mamma non mamma? Io! Idiozie! E chi non apprezza l'olio di semi per friggere? A me piace. Anche a me. Allora tutto questo non prova niente. Come avrei potuto uccidere tutte le piante della città? Grazie dell'intuizione, Spina. Avete visto? Questo prova la potenza contaminante della muffa che ha inquinato le acque cittadine. Ma non prova la mia colpevolezza. Ho trovato la stessa muffa nella torre dell'acquedotto. E nella tua discarica. Se fosse rimasta nella mia discarica, non avrebbe fatto male a nessuno. Chi ti dice che non sia stato qualcun altro a mettere la muffa nella torre dell'acquedotto? Non hai prove che io abbia usato la muffa. Non appena le farò analizzare, queste impronte confermeranno le mie accuse. Tu hai aperto quel frigorifero, preso la muffa e avvelenato le acque cittadine. E queste impronte ne sono la prova. Hai detto frigorifero? Sì, ha detto frigorifero. Sei stato tu a gettare un frigorifero nella mia discarica. Ti ho visto dalla telecamera di sicurezza. Mackenzie, amico mio, quante cene insieme, quante bevute. Ma ora... ti ho perso per sempre.
Regola numero 17 di Gallo. Non gettare via il tuo compagno di bevute, o verrai per dimenticarlo. E poi dimenticherai questa regola. Solo adesso mi è tornata la memoria. Guardate quelle impronte digitali. Sono troppo corte e grasse per essere mie. E poi sono appiccicose. Anche le sue mani erano appiccicose, Detective Gallo. Quando mi ha puntato il suo revolver. Caramelle appiccicose della miglior qualità. Gliele regalo ogni volta che passa davanti al mio banco. Ma come ha fatto la muffa a raggiungere la torre dell'acquedotto? Credo si tratti di uno sfortunato scherzo del destino. Aiutato dal fatto che la gente butta via oggetti che non sono vuoti. La piattaforma della discarica è tarata sugli oggetti vuoti. Ma nel frigorifero c'era il mio formaggio preferito. Puzzone stagionato 24 anni e 3 mesi. E cosa può accadere se gli oggetti posti sulla piattaforma non sono vuoti? Ecco cosa. Quindi il colpevole sono io. Ah, che liberazione. Davvero professionale, Gallo. L'ho pagata per trovare il colpevole e l'ha fatto. Oh, Gallo, sei il mio eroe. Ma non avrà un altro centesimo da me. Non intendo finanziare un delinquente. E io non intendo investire nel crimine. Troppo rischiosa. Signori, la dignità di un uomo non ha prezzo. Quanto chiedete per il vostro silenzio? Basta un lauto anticipo? Un altro giorno, un altro caso risolto, Spina. Più o meno. Regola numero 345 di Gallo. Non riconoscere meriti, a meno che non siano i tuoi. Vedrai che da un momento all'altro squillerà il telefono per un nuovo caso. Tra poco squillerà il telefono e noi guadagneremo molto più di oggi. Sono fiducioso. Presto avremo tra le mani un caso scottante. Speriamo di tenerlo per poco tempo. Forse oggi è la giornata mondiale della legalità. Forse ho disattivato la suoneria. No, è attiva. Ti si vede in faccia che sei impaziente, Spina. Ma è questione di attimi, fidati. Vediamo, la batteria... sì, è carica. In questa città nera e assassina, il male non dorme mai. Forse... magari i clienti al giorno d'oggi sono troppo timidi o troppo terchi. Pronto. Detective. Detective Gallo.